La scena post-credit di Venom 2, dove Venom vede Peter in TV, possiamo notarla anche in No Way Home, quando il multiverso si apre e i vari nemici di Spider-Man stanno arrivando nel mondo di Tom Holland. Un dettaglio molto interessante e anche un po' difficile da notare. La scena iniziale di Spider-Man 3 e la scena finale di Spider-Man 2 sono praticamente la stessa identica scena. L'unica differenza è il cambio di luce. Sony qui ha praticamente risparmiato tutto. Tra Spider-Man 3 e il primo Spider-Man c'è un piccolo errore che riguarda Eddie Brock. Nel primo film di Spider-Man di Raimi, infatti, Eddie Brock viene nominato al Daily Bugle e da quel momento lo spettatore capisce che Eddie Brock è conosciuto al Daily Bugle. Ma in Spider-Man 3, J. Jonah Jameson dimostra che non ha la minima idea di chi sia Eddie Brock e lo conosce per la prima volta. E nel primo Spider-Man fu anche girata una scena con Eddie Brock, seppur con un altro attore. Quindi non ci sono dubbi a quale Eddie ci stiamo riferendo. Ma questo è soltanto uno dei tanti errori che sono stati fatti con Spider-Man 3.